Allora, noi siamo qua perché il sindaco Gualtieri sta andando al giro di boa del secondo mandato. Il 16 di questo mese sarà all'auditorium per raccontare che cosa ha fatto in questi due anni. E sulla questione casa, sul piatto c'è il piano casa, che è stato approvato in consiglio comunale ma non è ancora partito. Siccome ci sono tante questioni su quel piano e ci sono almeno 250 sfratti al mese in questa città e non c'è una risposta che garantisca il passaggio da casa a casa, ci sono le tante occupazioni minacciate di sgombero dal cronoprogramma prefettizio, noi vogliamo che il piano parta concretamente, che i soldi che hanno investito, 220 milioni, vengano utilizzati e soprattutto che vengano utilizzati tutti i 500 milioni previsti nell'intero mandato, cosa che invece è scomparsa dal piano casa. Sul piano casa ci sono soltanto 220 milioni, nella prima stesura si parlava di 500 milioni in tre anni. Per cui siamo qui per chiedere sostanzialmente al sindaco se sta sostenendo questo percorso, lo dobbiamo chiedere all'assessore Zevi e soprattutto dobbiamo chiedere a Catarci, che è l'assessore all'anagrafe, come mai la questione delle residenze, tanto sbandierata da Gualtieri, non stia camminando seriamente. Oggi è arrivata un'informazione nuova, sembra che la prefettura stia autorizzando la residenza anche nelle 27 occupazioni che sono colpite da sequestro preventivo, per cui minacciate di sgombero. Questa è una novità importante che arriva oggi e forse è anche il risultato di questa manifestazione. Aumentano gli sgomberi, in città c'è la questione di screen time, prevedete di andare avanti al gruppo con questo tipo di manifestazioni? Assolutamente sì, oggi è un aperitivo sostanzialmente, vediamo se dobbiamo anche fare manifestazioni più conflittuali. Oggi noi confidiamo nell'incontro che arrivi e speriamo che anche il sindaco sia disponibile o quantomeno il suo gabinetto e che la questione spin time, per esempio, oggi sono qua anche loro con noi in questa piazza, non sia gestita in termini dilatori, cioè nel senso spostare in là la situazione e magari ritrovarsi in un momento in cui è troppo tardi per trovare le soluzioni, magari finisce il mandato di questo sindaco. La stessa cosa vale per il museo di Metropolis, il museo abitato di via Prenestina, anche lì noi vogliamo chiudere il percorso che è sul tavolo del prefetto al più presto, perché temiamo che se non viene incardinato seriamente tutto il percorso rischia di fare la fine di Casal de Merode, che è un percorso che era iniziato dalla giunta Zingaretti, dal governo regionale Zingaretti, e che si è fermato al momento in cui c'è stato un passaggio di poteri dentro la regione Lazio. Il rischio che anche qui accada questo è grande, per cui noi confidiamo nel fatto che dopo la manifestazione di oggi parta il piano in maniera seria.